sacco di gadget da mettere su con questo due cose, ma io credo che il tema che noi abbiamo di fronte, che il paese ha di fronte, quello della necessità di difendere il lavoro che abbiamo e soprattutto di creare nuovo lavoro, e che sarebbe bene che tutti ci si renda conto che invece precarietà e forme che si sono inventate variamente in questi 10 anni sono stati elementi di distruzione del lavoro, di difficoltà delle condizioni delle persone, di abbassamento del reddito e di impoverimento delle persone. Quindi non credo che il tema da affrontare sia quello di ulteriori flessibilità, così come noi non abbiamo mai nascosto ovviamente l'importanza delle imprese, è evidente che lì c'è grande parte del lavoro, però questa idea che tutto si risolve nella cultura di impresa rischia di far dimenticare che 20 anni di non investimenti stanno sulle spalle di tutti e sulla difficoltà di questa stagione. Cultura dell'antimafia, non cultura della legalità, la riflessione che fare anche così. Fanno le domande. Riflessione molto giusta su come non venga costruito nella quotidianità il legame tra la legalità, oltre che ovviamente la lotta nei confronti della criminalità organizzata, quello che ci ha permesso di ragionare non solo dell'indagine dei beni sequestrati, dell'utilizzo dei beni sequestrati, ma anche molto di contrasto all'evasione fiscale e alla corruzione. Legalità e crisi, c'è stata una recrudescenza dei fenomeni malavitosi in questi anni. È evidente che la restrizione del credito nei confronti delle persone e anche nei confronti delle imprese è stata un'occasione per le forme, le varie famiglie della criminalità organizzata, che spesso sono quelle che hanno denaro contante in grado da introdurre sotto forma dei prestiti d'usura, di ingresso nelle imprese. Quindi il rischio è che la fine di questa stagione di crisi ci si renderà conto di una loro maggiore presenza nell'economia se non si comincia a contrastarli, e uno dei contrasti è anche quello che appunto una famiglia non sia costretta a ricorrere all'usura. Voi avete lanciato un progetto, Io riattivo il lavoro. Sì, noi abbiamo completato in questi giorni la raccolta firme, lo presenteremo nei prossimi giorni alle Camere. È una legge che appunto vuole sancire il fatto che i beni sequestrati, che sono delle attività produttive, vengano messi nelle condizioni di continuare ad agire, continuare a dare lavoro, perché in questo modo si sconfigge l'idea che la lotta alla criminalità organizzata riduca il lavoro, anzi rende il lavoro legale più certo. Grazie. È positiva, perché il fatto che ci siano decine e decine di ragazze e ragazze che passano una mattina anche un po' al freddo a ascoltare, chiedere, a interrogarsi, è segno non solo di come passare una giornata, ma di un pensiero che c'è. Devo dire che per esempio il tema che è stato proposto tra esistenza di una cultura antimafia e non però di una cultura diffusa della legalità dimostra la profondità di un ragionamento, l'attenzione al contesto che c'è intorno. Quindi un'impressione positiva, ma non solo, un'impressione che, come dire, dà speranza, perché se i giovani del nostro paese si interrogano su questo ci sono tutte le condizioni per il cambiamento. La ringrazio. Grazie. Grazie. Bene. Tutte le altre e gli altri che sono con me sul palco, questa bella iniziativa, a iniziare dall'ospite più atteso, la nostra segretaria generale della CGIL nazionale, Susanna Camusso. E quindi abbiamo tutto il nostro caloroso benvenuto. E poi subito, per secondo, il sindaco di Isola del Piano, Giuseppe Paolini, che è l'ispiratore e il primo sostenitore di tutto ciò che vedete e di tanti progetti sulla legalità che si fanno in questo territorio provinciale. Da questa piccola comunità provinciale, comunale di Isola del Piano, sono nate tante belle cose, altre ne nasceranno, poi il sindaco le racconterà.
Qui accanto a me c'è Franco Elisei, capo servizio del Messaggero, che ringrazio anticipatamente per la disponibilità e per tutta la gestione poi dell'iniziativa e del dialogo che faremo tra noi questa mattina. Michele Altomeni, che è il coordinatore provinciale di Libera, associazione per l'aiuto alle mafie, parleremo anche di questa mattina. Qui a fianco a me Valentina Daddaria, che è una studentessa dell'Università di Urbino e rappresentante dell'UDU, dell'Unione degli Universitari di Agorà. Grazie Valentina. E Damiano Pantaleoni, della Rete degli Studenti Medi. In particolare alle autorità presenti, a CISL e UIL, che ringrazio per la loro presenza. Siamo qui questa mattina in un luogo che per noi in questi mesi, in questi anni è diventato un luogo simbolo. Attorno a questo bene confiscato, soprattutto alle mafie, è nata Libera, nel nostro territorio provinciale, che ha questa particolarità di essere un'associazione delle associazioni, per questo ha prodotto e produrrà moltissime iniziative attorno appunto a questo bene a cui abbiamo voluto dare questo nome stupendo, anche evocativo, che è la Fattoria della Legalità. Ed è un simbolo appunto di questa rete dell'antimafia sociale che abbiamo fatto nascere nel nostro territorio provinciale, ma assieme a tanti altri che in questi mesi, in questi anni hanno realizzato moltissime iniziative per costruire quelli che per noi sono gli anticorpi appunto della legalità. Penso al movimento delle agende rosse, penso alle tante iniziative che l'autorità, leggevo proprio questi giorni, quello che sta facendo la Guardia di Finanza nelle scuole, questi progetti di educazione alla legalità e tantissime altre. La rete comuni di avviso pubblico, che proprio di recente, in occasione della tappa della carovana di Libera che abbiamo proprio realizzato qui, molti comuni del nostro territorio, dai più piccoli ai più grandi, stanno aderendo alla rete di avviso pubblico, cioè la rete dei comuni italiani contro tutte le mafie. È una rete in cui ciascuno fa consapevolmente la sua parte, e in mezzo ci siamo anche noi della CGIL, tra l'altro stiamo proprio lavorando per quest'estate, per il mese di luglio, al primo campo per la legalità che faremo proprio qui alla Fattoria di Libera, insieme allo SPCGL, con i ragazzi appunto della rete degli studenti. Stiamo facendo tutto questo perché abbiamo la grande consapevolezza che secondo noi anche in questo territorio provinciale, potrebbe sembrare strano ma non lo è, occorre alzare il livello di guardia, il livello di attenzione, affinché appunto, soprattutto dal nostro punto di vista, da un punto di vista appunto di un sindacato confederale, il lavoro e l'economia siano rispettosi dei diritti e della dignità delle persone. Proprio perché la crisi, questa crisi importante, devastante, anche pericolosa per certi versi appunto, aumenta il rischio di infiltrazioni mafiose, la criminalità organizzata, e soprattutto aumenta il rischio che i diritti vengano calpestati e offesi, non solo i diritti, nel lavoro e per il lavoro. E la nostra attenzione, vi dicevo, come sindacato confederale tutto, è alta, e il nostro lavoro quotidiano qui, appunto in tutta Italia, è in qualche modo la testimonianza. Proprio in occasione della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa di questa mattina ricordavamo una serie di casi che abbiamo segnalato alle autorità e anche in un caso specifico denunciato. Penso a quello che è accaduto attorno ai cantieri della terza corsia della 14, dove 2 anni e mezzo fa, come CGL, grazie a 2 compagni della CGL che tanto sono qui, Giuseppe e Gianluca, abbiamo segnalato, abbiamo fatto un esposto in procura per estorsione e per un presunto reato di caporalato. Ora a luglio, purtroppo, dopo ben 2 anni e mezzo dal nostro esposto, ci sarà la prima udienza dove noi come CGL ci siamo costituiti anche qui parte civile nel processo, come la CGL fa in tutte le situazioni in cui si verificano queste cose. Penso alla segnalazione che abbiamo fatto con i compagni della FIL CGL, dei trasporti alla prefettura, su tutto quello che sta avvenendo anche nel nostro territorio in tema di logistica, con forme anche di elusione delle normative che portano a casi di sfruttamento davvero preoccupanti.
preoccupanti, sono episodi che questo territorio fino a poco tempo fa non aveva mai conosciuto. Ci sono dei settori lavorativi che sono più esposti evidentemente a questi, ai rischi delle infiltrazioni mafiose, penso a tutto il settore dell'edilizia, non è un caso che la filia CGIL nazionale, che è la categoria della CGIL che si occupa di queste cose, ha da anni costituito un osservatorio nazionale sull'edilizia e i cantieri, in particolare sulle grandi opere pubbliche, attorno al quale lavorano magistrati, sindacalisti, autorità, e che era presieduto fino a pochi mesi fa, appunto fino a poco prima della sua morte, da Pierluigi Vigna, l'ex procuratore nazionale antimafia, da noi molto amato e molto stimato, che abbiamo avuto anche l'onore di portare qui a Pesaro e di conoscere. Oggi è presieduto da Giuseppe Ayala. Piuttosto che l'osservatorio che la FLAI CGIL, la categoria della CGIL che segue tutto il settore alimentare dell'agricoltura, per questo appunto molto, molto importante, dedicato a Placido Rizzotto, l'osservatorio contro le agromafie, e il caporalato presieduto oggi da Giancarlo Caselli, procuratore generale di Torino. E quindi l'iniziativa di questa mattina, quella che abbiamo voluto creare attorno a voi, e vi voglio ringraziare, mi piacerebbe ringraziarvi ad una, tutte le studentesse, gli studenti, i loro docenti e tutte le scuole che hanno aderito all'iniziativa di questa mattina e che dialogheranno poi con Susanna su questi temi. Perché vi dicevo che attorno al lavoro è necessario costruire delle regole chiare, dei valori diffusi che partano dal rispetto e dalla dignità. Attorno a questi valori e al rispetto delle regole, CGIL Nazionale da mesi ha avviato la raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che si chiama Io riattivo il lavoro, per salvare e tutelare i posti di lavoro nelle aziende confiscate e sequestrate alle mafie, e abbiamo raggiunto, diciamo, l'obiettivo. Nei prossimi giorni consegneremo di oltre 100.000 firme raccolte in tutta Italia, nel nostro territorio provinciale, nella provincia di Pesaro, assieme a tutti coloro che hanno con noi dato una mano alla raccolta delle firme, la Confesercenti, Arci, Libera, la Lega delle Cooperative. Abbiamo raccolto quasi 1.900 firme nel nostro territorio provinciale. Io voglio ringraziare davvero tutti coloro che ci hanno dato una mano. Vi dicevo, attorno al lavoro è assolutamente necessario costruire quella rete di valori diffusi che sono i primi anticorpi necessari per tutelarlo. Contro episodi e contro nuove vecchie forme di schiavismo, sembra assurdo parlarne, ma è veramente così. A proposito di vecchie e nuove forme di schiavismo, io prima di passare la parola al sindaco Elisa Del Piano vi vorrei leggere le parole, una parte, pochissime, che ha detto un immigrato del Togo, si chiama François Mansa, le ha detto in occasione di un'iniziativa pubblica fatta dalla FLAI CGIL in Puglia, perché ogni anno la FLAI CGIL camper con iniziative specifiche, va nei campi di pomodori, nei campi dove si effettua la raccolta e dove avvengono le forme più bieche di sfruttamento, proprio quelle vecchie nuove forme di schiavismo di cui vi parlavo. E François, nel corso dell'intervento che ha fatto in questa iniziativa, ha detto queste parole che mi paiono emblematiche, con queste, insomma, in qualche modo finisco e vi saluto. François ci dice: lavoriamo 12-14 ore al giorno per pochi euro, siamo solo braccia, senza cuore, senza sangue, senza cervello, dobbiamo solo raccogliere pomodori e raccoglierne tanti, se non rendi vai a casa e domani non lavori, se parli vai a casa, se chiedi un tuo diritto vai a casa e se va bene ci torni con le tue gambe. Grazie. Tocca a me. Ringrazio tutti di essere presenti, siete più di quelli che
che ci aspettavamo, e mi scuso per il disagio. Prima di iniziare vorrei rivolgere un pensiero a due persone che oggi in questo giorno sembra proprio fatto apposta, due grandi, per uno che ci ha lasciato, che è Don Gallo, e l'altro che oggi è Don Pino Puglisi, di cui forse arriverà. E ieri sera mi sono rivolto a loro cercando di dire: se siete dalla parte nostra, domani non fate piove. Ringrazio Susanna Camusso di aver accettato il nostro invito, siamo felici di averla qua. Poi naturalmente ringrazio tutte le autorità presenti, a cominciare dalla senatrice Camilla Fabbri e dagli onorevoli Lara Ricciatti e dal nostro onorevole Marco Marchetti, perché è qui di Isola del Piano. Ringrazio l'assessore Lucchetti, che è in rappresentanza della provincia, e il nostro presidente della regione, l'assessore della regione, e ringrazio il nostro presidente Matteo Ricci. Ringrazio anche la dottoressa Gagliardi, che è comandante regionale della forestale, e gli ho sempre detto che qui a Isola del Piano noi abbiamo ben ricordo, ben vivo ancora il ricordo del Nevone del 12, e qui ci sono gli ultras della forestale. E con lei c'è anche il vice comandante, c'è il comandante provinciale Maurizio Cattoi, che ringrazio veramente di cuore anche per l'amicizia che ci lega. Ringrazio tutti i sindaci e gli assessori presenti, ma più di tutti ringrazio gli studenti che sono venuti qua oggi, e sono l'alberghiero di Pesaro, l'agraria di Pesaro, i geometri di Pesaro, poi c'è lo Polo 3 di Fano con Bolloni, Volta e Olivetti, e c'è Donati di Fossombrone. Grazie veramente, perché con i due abbiamo... Ho lasciato per ultimo due persone che sono nel cuore di Isola del Piano, che è il viceprefetto, la dottoressa Meattini, e è nascosta tra la folla, ma tutto questo c'è grazie a lei, e il giudice Elisabetta Morosini. Un applauso per... Siamo a Isola del Piano. Isola del Piano è un piccolo paese di circa 700 abitanti, e in parte vi racconto quello che ho scritto nella lettera che ho indirizzato a Susanna Camusso invitando a Isola del Piano. Tutto questo fa parte di un progetto, la lettera che ho inviato alla Susanna e ad altri, che è partito con la medie di Isola del Piano, Montefelcino e Solongarina. Il progetto era alimentazione e legalità. Perché alimentazione e legalità? Perché Isola del Piano è notoriamente conosciuta come la capitale del biologico, e qui nascono le prime esperienze biologiche italiane, di conseguenza anche europee, e pensare che nell'alimentare non ci siano infiltrazioni mafiose con le migliaia di miliardi di euro che muove in un anno è semplicemente assurdo, pensare che non ci siano appunto queste infiltrazioni mafiose. E questo progetto è andato benissimo, e abbiamo la festa di chiusura il 1° giugno qua, e avevo invitato Susanna per venire il 1° giugno, per cui voi siete già invitati la prossima settimana, dove avremo anche la testimonianza di due orfani vittime di mafia, che sono Flavia Famà e Margherita Asta. E Susanna non poteva venire, ma ha detto che comunque avrebbe voluto venire, e abbiamo approfittato per farlo il 25. Isola del Piano, come vi dicevo, è un piccolo comune, però ha tante storie che vale la pena di raccontare, e una di queste è che negli anni 70, con l'allora sindaco Gino Girolomoni, recentemente scomparso,
Grazie. Iniziò con dei giovani che avevano appena finito le medie una ricerca su quali erano le cause che avevano determinato l'esodo dalle campagne. Alla fine di questa ricerca si accorsero che le cause che avevano determinato questo esodo dalle campagne non erano tanto di ordine economico ma di ordine culturale. Per cui si iniziò con questo gruppo di ragazzi tutta una serie di iniziative. Una di queste che mi piace ricordare era un incontro che è stato, alcune rappresentazioni teatrali, un incontro che è stato fatto nella piazza di Isola del Piano tra intellettuali e realtà contadina, a cui partecipò Carlo Bo, Paolo Volponi, Guido Ceronetti, Sergio Quinzio, Massimo Cacciari. E questa venne fatta nel 73. Nel 74 io partii per fare il militare, ero in Marina, e un giorno telefonai concitato a Gino perché ascoltando la radio avevo sentito una dichiarazione in un'intervista fatta da Pierpaolo Pasolini in cui diceva che lui non aveva più nessuna speranza per il futuro, ma che però c'erano dei germogli, c'erano dei semi che stavano nascendo, e uno di questi era un gruppo di giovani a Isola del Piano che avevano un progetto interessantissimo e qualcosa di nuovo che si muoveva nel campo dell'agricoltura italiana. Questa esperienza portò poi alla nascita della cooperativa Girolomoni al Cenero, poi 2 anni fa è stata chiamata Girolomoni perché naturalmente è stata dedicata al sindaco e allora presidente Gino. E oggi questa cooperativa ha riportato nella parte alta del paese, che era la più abbandonata, ha riportato lo stesso numero di abitanti che c'erano prima dell'esodo, e la pasta che produce questa cooperativa viene esportata in tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone, paesi scandinavi, Germania, Francia, eccetera. Ed è una cosa positiva che è nato in questo territorio, purché piccolo, ma una cosa molto interessante che ci ha fatto conoscere. Nello stesso periodo, più o meno alcuni anni dopo, nell'80, inizio anni 80, un signore che veniva da Erba acquista dei terreni con questa casa. Inizialmente si pensava che fosse un imprenditore, infatti come imprenditore si presenta, e che voleva fare qui il buon ritiro, aveva la sua famiglia, alcuni figli poi sono nati qui addirittura a Isola del Piano. E per anni, diciamo, qui è stato un luogo che aveva qualcosa di misterioso, perché trovare tutte queste mura di cinta che sono state fatte qua intorno, telecamere e 6 o 7 Rottweiler che erano qua liberi, abbastanza feroci, non è che era diciamo una persona tranquilla, pensavi quello che abitava qua, o avevo di soldi oppure c'era qualcosa che non andava. Nel 2002, con l'operazione Sciacallo, condotta dalla questura di Lecco, dal procuratore Luca Masini e da Elisabetta Morosini, come avevo detto prima, vengono arrestati e vengono confiscati questi beni, e nel 2006 vengono assegnati al comune di Isola del Piano. E lui aveva altri beni qua in un comune qua vicino che è Montefelcino, che invece di essere, che l'allora sindaco non accettò e vennero venduti all'asta, ma era forse la parte più consistente, e in tutto a questa famiglia vengono confiscati circa 8-9 milioni di euro grosso modo di beni tra Erba e Lecco. Poi si scopre tutto quello che era una famiglia dedita a droga, spaccio di droga, prostituzione, usura e chi più ne ha più ne metta. E su YouTube c'è una dichiarazione che fa il procuratore Masini proprio in questo prato di quello che accadeva e succedeva anche in questa casa. Sono cose veramente, veramente atroci. Nel 2006 questo bene viene assegnato al comune, io ero allora vice sindaco, e c'era
e ne parlavo prima con alcuni colleghi sindaci, in modo particolare con Paolo di Camerata Picena, c'era quest'idea di non accettarla, sono tutte rogne, no? Invece io ho detto no, noi dobbiamo accettarlo, anche perché sennò mi chiedo come potrei dormire la sera pensando che Pio La Torre, Falcone e tanti altri hanno lasciato la vita per questo. E purtroppo nel 2007 non sono più andato d'accordo con il sindaco, mi sono trovato all'opposizione e poi ho dato le dimissioni con altri due ex consiglieri che sono qua e che li saluto. E ci trovammo prima all'opposizione e poi demmo le dimissioni. Nel 2010 la gente ci premiò e venne eletto sindaco. La prima cosa che feci, denunciai all'Agenzia dei Beni Confiscati un uso improprio che veniva fatto di questi beni, e ne richiedevo una nuova assegnazione oppure la vendita, perché non potevano essere gestiti in questo modo. Presentai un progetto con Michele che vedeva coinvolto Libera Nazionale, e nel 2011 ci fecero l'assegnazione i primi di gennaio, e a giugno avemmo qua un campo di Estate Liberi 2011 con 50 giovani che venivano da tutta Italia, ed è stata un'esperienza bellissima, e si concluse con la presenza di Don Ciotti, che c'era forse lo stesso numero di persone, vuol dire che mi fa piacere, perché quando si parla di legalità vuol dire che dei semi vengono seminati e vengono raccolti. Io chiudo con alcune cose. Noi abbiamo intenzione di fare qui un progetto che veda coinvolta tutta la provincia, perché Isola del Piano da solo, un comune di 660 abitanti, non ce la fa. Noi puntiamo per far diventare questo l'emblema della legalità della provincia di Pesaro e uno degli emblemi della legalità della nostra regione. Voi pensate che quando ci hanno assegnato questo bene, i beni confiscati nella provincia di Pesaro erano solo due, oggi sono 17. Per cui non è che sono passati tanti anni, e secondo me il coperchio non è stato neanche aperto tutto, solo una piccola parte. E perché abbiamo iniziato questo progetto Alimentazione e Legalità con le medie? Abbiamo iniziato perché qui Don Ciotti ha parlato di vitamina L, che è la vitamina della legalità, e la vitamina L va inculcata, va fatta conoscere il prima possibile, perché poi col tempo alcune cose scemano e cala anche l'interesse. Prima di lasciare la parola a Susanna e poi agli studenti, concludo con una frase che ha detto qua Don Ciotti, e che riguarda una frase scritta dal giudice Livatino. Mi ha sconvolto, immagino che a un credente gli debba stravolgere veramente la vita. La frase dice che alla fine a noi non verrà chiesto se eravamo credenti, ma bensì se eravamo credibili. Noi dobbiamo diventare credibili. Questo è l'augurio che faccio a me e a tutti voi, e ai giovani che sono il nostro futuro. Grazie. Buona giornata a tutti, sperando che sia veramente una buona giornata anche dal punto di vista meteorologico, e comunque la partecipazione credo che sia già una buona risposta ad una sensibilità che dovrebbe essere alla base poi del concetto di rispetto e di legalità. Pensare che fino a qualche anno fa questi beni erano gestiti da un'organizzazione criminale e oggi possono diventare maggiormente un'opportunità, credo che sia forse la risposta migliore da parte anche delle strutture pubbliche. Beh, io direi che questi beni strappati a suo tempo dalla criminalità alla collettività, come ha detto bene il sindaco, a questo punto sono tornati e possono tornare ad essere usufruiti dalla collettività. Quindi già questo è un passaggio importante.
questo passaggio importante, però credo che manchi qualcosa, cioè questi progetti ovviamente sicuramente sono difficilmente sostenibili da una piccola comunità, e quindi sono progetti che hanno bisogno di condivisione, hanno bisogno non solo di sensibilità, ma hanno bisogno di un... Grazie a tutti quelli che hanno scelto di essere qui a fare questa chiacchierata. Serve una premessa a questa domanda, perché forse la prima cosa che bisogna dire è perché per la CGIL è importante la legalità. Dovrebbe essere scontato, lo direbbe la parola stessa, un paese dovrebbe avere come origine le sue leggi, il rispetto delle medesime e quindi un comportamento. Sappiamo che la realtà è un po' diversa, si può anche essere un soggetto che organizza, che rappresenta e che non ha la legalità a cuore come punto fondamentale. Per la CGIL non può essere così, per una ragione direi fondativa, anche se è una parola abusata, perché se non c'è la legalità, il lavoro, cioè l'attività di lavoro delle persone, le loro condizioni sono perennemente a rischio. Si potrebbe, lo diceva Simona prima, noi siamo in presenza di ritorni di fenomeni di schiavitù nel lavoro, molto più consistenti di quelli di cui non si parli, e per sfatare miti che hanno reso difficile la lotta alla criminalità in questo paese non parliamo solo del Mezzogiorno, parliamo anche del resto del paese. Quei fenomeni non sono solo fenomeni dovuti alla violenta miopia delle imprese che utilizzano i caporali, sono dovuti anche al fatto che l'organizzazione dei caporali è un'organizzazione criminale illecita. E allora la legalità non è altro dalla nostra vita quotidiana. Se c'è o non c'è, cambia la nostra vita quotidiana, e se c'è o non c'è, cambia la vita dei lavoratori e le loro condizioni. Questa è la prima ragione. La seconda ragione per cui per la CGIL è importante, e abbiamo spesso detto la legalità è una precondizione del lavoro, è l'alternativa, a cui parlo in particolare delle regioni meridionali ma non solo, che spesso ci si è trovati di fronte. La criminalità produce denaro facile, il lavoro produce un guadagno che è determinato dalla fatica, e per lungo tempo si è avuto in qualche modo paura di contrastare la criminalità in ragione del fatto che se no bisognava ricostruire delle condizioni economiche. Noi pensiamo esattamente l'opposto, è la criminalità che ha impedito lo sviluppo economico del nostro paese, e la storia di Placido Rizzotto, ma la storia di tanti dirigenti sindacali ammazzati dalla criminalità in quegli anni in Sicilia sono esattamente la dimostrazione di tutto questo. Il latifondo era la modalità per non far crescere e sviluppare l'agricoltura e quindi lo sviluppo di quelle regioni. Chi voleva la terra ai contadini, per tradurla come dire in un slogan allora dell'occupazione della terra, che invece aveva in mente il futuro, lo sviluppo, la crescita economica delle persone, veniva ammazzato dalla criminalità organizzata che aveva bisogno che rimanesse sotto sviluppo, perché senza sottosviluppo non avrebbe potuto determinare le sue attività economiche. Allora per un'organizzazione come la nostra, che ha come finalità la piena occupazione e il benessere dei lavoratori, la criminalità è esattamente l'opposto, è ciò che impedisce che si determini tutto questo. Come sempre, i comportamenti umani non sono solo mossi dai buoni sentimenti, sono mossi dai buoni sentimenti in relazione a ciò che succede concretamente intorno a loro e dalla conoscenza, dalla convinzione che una condizione di legalità è meglio di una condizione di illegalità. Questa è la premessa, quella per cui per noi un'attività impegnativa, costante, è quella rispetto alla legalità, che è, come dire, tributo alla memoria di chi ha fondato questa organizzazione, l'ha resa grande, ma è soprattutto convinzione che il lavoro ha bisogno di legalità. Poi che cosa possiamo fare? Beh, intanto possiamo essere anche in queste situazioni una spia delle condizioni
di legalità o meno. Simona citava una serie di esempi, ne possiamo citare molti in giro per tutta Italia. Se si è attenti all'organizzazione del lavoro, alle condizioni dei lavoratori, a come sono pagati, a come funzionano gli appalti e così via, non sempre lo siamo, come dire, le forze dell'ordine, non abbiamo le capacità investigative, ma spesso realizziamo che ci sono delle condizioni che non rispettano le norme, e essere coloro che lo vedono, lo denunciano, che quando è possibile contrattano condizioni differenti, è un nostro esercizio di legalità, legato alla nostra funzione, ma un nostro esercizio di legalità. La seconda ragione per cui la CGIL è impegnata nella legalità l'abbiamo riassunta appunto con la proposta di legge Io riattivo il lavoro, perché dalle proprietà agricole alle fabbriche la giusta azione della magistratura che porta al sequestro e alla confisca dei beni delle organizzazioni o delle famiglie criminali, però non può tradursi nel fatto che quelle attività produttive non ci sono più. E non è, come dire, spesso facile che sia un commissario giudiziario del tribunale che riesce comunque a mantenere quell'attività produttiva, perché il fatto che quelle attività continuano a lavorare è appunto la dimostrazione che lo sviluppo c'è senza la criminalità organizzata. Ma se invece il sequestro porta alla chiusura delle attività, ci sarà una parte di persone che penserà che senza la criminalità non c'è lavoro e quindi non c'è possibilità. Allora lo sforzo è nel dare continuità produttiva e darla positivamente, non dentro la criminalità organizzata. L'altro tema, perché noi siamo grande organizzazione di rappresentanza del lavoro, ma pensiamo anche di essere una delle forze democratiche di questo paese, e che pensiamo che bisogna anche fare delle cose che permettano di tenere viva la battaglia per la legalità, il contrasto all'illegalità, il senso, come dire, comune di partecipazione di tutti rispetto a questa lotta alla criminalità. E allora, come veniva già ricordato, noi siamo spesso insieme a Libera, in qualche caso la nostra organizzazione dei pensionati, in altri casi anche con tra i promotori dei campi di lavoro, ne abbiamo fatti con Arci, ne sono molte in realtà le organizzazioni che da questo punto di vista si mobilitano insieme a noi, che è nel rapporto con gli studenti, con le organizzazioni dei giovani, ma è spesso anche tanto lavoro di dirigenti, di lavoratori, di pensionati che non sono più catalogabili nella categoria studenti, sono un po' più cresciuti, come dire, che fanno questa attività, che è la dimostrazione appunto del valore positivo del lavoro, ma che è il recupero di quei territori e farli vivere. Ovviamente questa è un'attività molto legata alle attività agricole, a dove c'è un terreno più complicato e se è una fabbrica, ma è anche legata agli edifici sequestrati, perché che cosa fai di un edificio sequestrato non è indifferente dal punto di vista del valore di testimonianza che tutto questo ha, fino a fare più materialmente il nostro lavoro. Penso alla tanta attività che abbiamo fatto con le cooperative che si sono costituite nei vari campi sequestrati, perché c'è un'attività che è quella, come si costruisce la cooperativa, come si garantiscono i rapporti di lavoro, con quali modalità, diciamo così, più un esercizio tecnico, ma che introduce ogni volta appunto il principio che il lavoro legale con le regole e i diritti è una parte della grande battaglia per la legalità. Quindi queste sono, come dire, le ragioni per cui e quante cose possiamo fare. Devo anche dire che ogni tanto poi scopriamo dei nuovi terreni. Penso alle tante scoperte di infiltrazione che abbiamo fatto con le grandi opere pubbliche e la modalità con cui oggi costruiamo in anticipo i protocolli di legalità e la definizione delle modalità di controllo, che non vedrà nulla risolve alla radice tutto, ma permette di fare un grande lavoro. Se dovessi dire qual è il nostro prossimo appuntamento per essere sempre più attenti a questo terreno, noi pensiamo già a rivedere la normativa degli appalti, perché oggi la normativa degli appalti
è una normativa che nella sua complessità permette tante forme di corruzione e di illegalità, perché poi qui parliamo della grande criminalità organizzata, che è sicuramente quella che più fronteggia il tema della legalità, ma anche la corruzione non è da poco, e non è che sia solo un dato monetario, influisce pesantemente sulle condizioni di lavoro, sulla legalità di un territorio, sulle modalità con cui si fanno tutte le attività di tutela del lavoro e di protezione del lavoro. E quindi questi sono man mano gli appuntamenti che ci diamo, cercando di non dimenticare mai quel che avevamo iniziato, ma di continuare ad aggiungere nuove attività. Legalità significa rispetto delle leggi, senso del dovere, responsabilità civile, etica, eppure tutte queste parole suonano a oggi un po' come arcaiche, sostituite per esempio magari da interessi di potere, lobby, opportunità, nuovi ideali, altre regole di gioco. La famosa frase di un giudice, il denaro, che ha ricordato, il denaro non ha odore, sembra essere già l'anticamera dell'illegalità, dell'infiltrazione. Beh, cosa serve per garantire maggiormente la legalità? Una magistratura più efficiente, un sindacato più forte, una maggiore partecipazione democratica? Forse serve una cosa di cui si parla poco, ma che invece è molto importante quando si ragiona di come vive una collettività, e un paese è una collettività, lo è nel senso che la nazione fino al comune, che è il linguaggio, il valore delle parole. Noi siamo in una stagione in cui le parole si abusano in continuazione, in cui spesso appare che perdano singolarmente significato. Il problema è l'intensità dell'urlo e magari l'intensità dell'insulto. Tutto questo, vuol dire, determina una straordinaria difficoltà poi di relazione. Anche l'ambiguità delle parole è uno dei grandi problemi che ci sono, perché non a caso quando si parla della criminalità una delle formule più ricorrenti è il messaggio mafioso, cioè l'uso della parola per indicarti delle minacce che non sono dichiarate esplicitamente, non a caso si dice il messaggio mafioso. Ecco, noi in questa stagione abbiamo intorno a noi un linguaggio che spesso non permette di confrontare delle idee, di determinare dei terreni, di provare a cambiare delle cose, ma siamo appunto in questo continuo innescare un linguaggio sempre più alto come tono, non come qualità, sempre più, e tutto questo rischia di far perdere il senso e il valore delle parole. Ma le parole sono la modalità con cui le persone comunicano, con cui costruiscono insieme modo di essere, di confrontarsi. Le parole, alcune di queste, determinano i valori di una nazione. La stessa parola legalità, nel momento in cui tanta parte di chi dovrebbe essere l'esempio, la classe dirigente del paese, la snobba ampiamente dicendo che è un fastidio, non è solo che, come dire, dà un messaggio sbagliato, costruisce proprio una violazione del codice comune di un paese. E la trasformazione dei soggetti che hanno titolo di parlare, che venivano indicati appunto le lobby e così via, sono un effetto di questa modalità, perché si è svuotato di valore e di funzione ciò che normalmente dovrebbe essere: le istituzioni, la rappresentanza, la politica, diventano tutti parole che sono spesso cancellate, viste come divise, come non parte della cittadinanza del paese. La lotta per la legalità diventa più difficile quando non si riconoscono le istituzioni come bene condiviso dell'insieme del paese. E allora la risposta vera sarebbe: servono più istituzioni, perché serve il controllo del territorio, serve la magistratura, serve una capacità di controlli, di funzione di controllo da parte di tutti gli organismi dello Stato che sia efficace. Serve una certezza della pena, che è uno degli storici problemi rispetto a tutti questi elementi. Tutto ciò serve, peraltro sono state fatte cose straordinarie, devo dire che noi abbiamo avuto
molte parti d'Italia una magistratura che si è molto impegnata, che ha anche fatto scelte coraggiose dal punto di vista dell'indicare attraverso i sequestri, la rimessa a disposizione dei beni, proprio un'idea di paese che reagisce a, così come hanno fatto cose straordinarie le forze dell'ordine. Cioè, non è che uno può dire c'è un soggetto assente, la mescolanza però continua tra soggetti che sono presenti, è un messaggio che troppe volte invece la classe dirigente ha dato, che questa non era la priorità nella quale muoversi, fenomeni ahimè molto noti di collusione e di intreccio tra poteri differenti, una modalità anche dal punto di vista legislativo che spesso, come dice un vecchio detto popolare, fatta la legge trovato l'inganno, e quindi da questo punto di vista determinato. Però credo che la cosa vera è cosa condivide oggi questo paese, qual è il punto di condivisione collettiva, che poi è il punto che permette di immaginare verso dove va il paese. Se uno ci guardasse da fuori, credo che farebbe molta fatica a individuare qual è l'orizzonte nel quale si muove il paese. Vedete tanti straordinari soggetti, anche tutti quelli che sono qui oggi, che si battono per affermare dei principi, vedrebbe tante iniziative positive, ma in un contesto che rende molto difficile poi interpretarlo. Tutto questo non è estraneo ovviamente alle modalità con cui si è affrontata la crisi. Facciamo un esempio, perché purtroppo noi l'abbiamo detto in tutte le piazze d'Italia, devo dire, più inascoltati di così era difficile. Noi nel 2008 dicemmo: guardate che ha una crisi che ha caratteristiche tutte finanziarie, il cui primo effetto ovviamente fu la restrizione del credito alle famiglie e alle imprese. Se non si mette riparo subito, è un'autostrada per la criminalità organizzata, perché le attività imprenditoriali, le famiglie in difficoltà si troveranno costrette, in assenza di una risposta del credito e del paese, ad andare a cercare il denaro dove c'è. E come è noto, la criminalità organizzata, a differenza del sistema creditizio delle famiglie e delle imprese, c'aveva tanto denaro liquido e contante che poteva mettere nell'attività economica. Non lo sapremo subito, lo misureremo a un certo punto, ma a noi tutto dice che questi 5 anni di crisi sono stata un'occasione di ulteriore ingresso della criminalità organizzata nelle attività economiche del paese. Ed è una delle ragioni per cui magari qualcuno potrebbe dirci: ma la disoccupazione è più importante, perché è indubbio che la disoccupazione è il punto fondamentale, perché le persone senza reddito, senza lavoro sono la grande questione. È difficile dire se è più importante della legalità, perché in realtà dentro quella gestione della crisi e dentro le conseguenze della crisi che noi oggi abbiamo, una grande responsabilità è stata appunto quella di avere sottovalutato come la criminalità organizzata sarebbe entrata nelle attività economiche, non solo in quelle tradizionali e conosciute, la droga, la prostituzione, il gioco d'azzardo, e tutte le attività che sono l'usura, quelle che da lungo tempo conosciamo, ma come sia entrata in altre attività produttive, da quelle agricole, a quelle edili, a quelle delle attività. E questo è un campanello che noi abbiamo cercato di far suonare, che in pochi hanno ascoltato, devo dire ha ascoltato molto di più la magistratura che non le istituzioni, ma è la ragione per cui ci si rende ogni volta conto che il contrasto alla criminalità non è fatto di singole azioni solo legate all'applicazione della legge. Il contrasto alla criminalità è fatto da sapere che l'insieme di un paese deve funzionare, perché non si permette alla criminalità di trovare degli spazi che gli vengono appunto lasciati dal non fare o dal sottovalutare dei fenomeni. Secondo la sua esperienza, quant'è alto il livello di anticorpi di fronte a questa situazione, a questi rischi? Voi funzionate come sindacato, come appunto sentinelle, diciamo così, per eventuali situazioni a rischio.
Però quanto è alto il livello di anticorpi anche da parte un po' delle altre presenze, delle altre realtà anche istituzionali o meno? No, una percentuale media credo che sia difficile darla, onestamente. Però io credo che quello di base per trovare una modalità di indicarlo, cioè quello che ho fatto dei lavoratori, dei loro rappresentanti, di chi sta nel territorio in molte situazioni alto. In realtà è come se ci fosse sempre un paese doppio, quello che viene rappresentato dal dibattito formale e poi un paese concreto, materiale, che è quello che si ritrova a Isola del Piano piuttosto che nei campi estivi, nelle tante attività sulla legalità che si fanno nelle scuole, come se ci fosse sempre questo doppio paese. Quindi è sicuramente un paese in cui gli anticorpi ci sono, non saremmo qui se non ci fossero, cioè non ci sarebbe questa capacità di contrastare, non ci sarebbero i beni confiscati, tutta l'iniziativa per renderli beni collettivi. C'è sempre la tentazione di delegare ad altri. La tentazione di delegare ad altri è una tentazione facile, perché in questo, e questa è l'importanza anche di iniziative come queste, il tema che bisogna sempre ricostruire è il legame che c'è per la vita di ognuno rispetto alla legalità. La delega c'è se tu pensi che quello riguarda altro, che non ha influenza su come vivi tu, che non ha influenza sulla tua possibilità di andare a scuola, che non ha influenza sulla tua possibilità di trovare un lavoro, che non ha influenza sulla tua possibilità di fare le vacanze come vuoi invece di... E questa separazione dell'idea che la criminalità organizzata sia una sorta di nuvoletta da un'altra parte che non incide invece sulla vita quotidiana. Se ci si rende conto, come è successo nei luoghi di lavoro quando li abbiamo intrecciato, come succede in un comune quando si trova un bene sequestrato, se invece ci si rende conto che è lì, è di fianco a te, cioè ci può essere tutti i giorni ed influisce sul tuo modo di vivere, allora la delega unisce rapidamente, perché si capisce che si sta discutendo del proprio destino, non solo di un astratto paese. Qui siamo in una fattoria, che abbiamo detto, fattoria di automaticamente dovrebbe essere un luogo in cui si produce o quantomeno si getta questi semi della legalità, però in realtà qui è abbiamo una struttura concreta, ma idealmente fattorie della legalità potrebbero essere anche tante altre realtà, a cominciare dalla scuola, appunto dall'associazione, dalle istituzioni stesse, anche dalla stessa informazione. Colgo l'occasione per ringraziare la scuola di formazione di giornalismo di Urbino, che è qui presente e che riprende anche tutta l'appuntamento. L'informazione in realtà ha una grossa responsabilità e un grande ruolo, e dovrebbe fare anche un po' anche di autocritica, chiuso parentesi. Faccio una provocazione: spesso l'illegalità a volte non viene percepita come tale. Mi viene da pensare all'evasione fiscale, che potrebbe risolvere anche molti problemi del bilancio pubblico, oppure una colpevole indifferenza che spalanca le porte, credo, a questi altri tipi di semi, quelli dell'illegalità. Poi c'è anche, per esempio, e qui sta la provocazione, c'è anche l'eliminazione del falso in bilancio, che non è un buon incentivo alla illegalità. Credo che noi possiamo dire con qualche orgoglio che siamo un'organizzazione che fin dal primo giorno ha chiesto il ripristino del reddito, perché il sistema previdenziale del nostro paese è molto complicato, perché c'è un tema che riguarda i contratti di lavoro che non vanno bene, ci vuole un lavoro regolare, ma anche dentro il lavoro regolare c'è un problema che riguarda il valore che avranno le pensioni in futuro. Noi siamo convinti che un paese non può programmare la povertà del futuro, un po' come dire rinviare a una certa data in cui si scoprirà che i pensionati sono tutti così poveri che bisogna fare delle politiche sociali, dovrebbe pensarci prima, ed è la ragione per cui diciamo che quella legge va cambiata, perché così com'è, per chi ha il lavoro e anche vicino ad uscire, per chi ha il lavoro non c'è ancora e vorrà entrarci, determina per tutti una condizione pensionistica troppo povera rispetto a quello che ti potrai immaginare sia un vita dignitosa. Non è che stiamo pensando, come dire, a chi
chissà quali straordinarie cose, ma quella autonomia e autodeterminazione delle persone che determina una vita dignitosa. Che non toglie ovviamente che nel frattempo bisogna continuare un'iniziativa perché i rapporti di lavoro siano rapporti di lavoro sicuri, non siano costruiti sulla precarietà o comunque sulla perenne rincorsa di una possibilità. E qui noi insistiamo a dire non c'è solo un tema di legge, c'è anche un tema di qualità del sistema e quindi di qualità della contrattazione, perché la legge favorisce la ricerca ovviamente della condizione di ribasso, ma un'impresa e un sistema contrattuale che tiene, che ha in mente un'idea di sviluppo, non utilizzerà quelle norme. Anche qui c'è una cosa che se la si andasse a guardare ci dice come il nostro mondo è diviso. Se noi pigliamo le imprese che investono e che esportano con regolarità, i cosiddetti campioni del quarto capitalismo, del made in Italy, le aziende della meccanica fine, delle macchine per gli impianti, delle macchine per la produzione e così via, in quelle aziende non c'è precarietà, si continua a fare contrattazione, c'è l'applicazione dei contratti per una ragione semplice. E non è solo la bontà nei confronti dei lavoratori, che non è mai un criterio che guida l'impresa, ma per il fatto che sono imprese che competono dentro un mercato regolato e se non si applicano delle regole la concorrenza sleale diventa uno svantaggio anche per l'impresa e che hanno bisogno dell'investimento da parte dei lavoratori in termini di professionalità e di crescita della creatività, dell'innovazione, del cambiamento dell'organizzazione del lavoro. Quel segmento lì non ha il problema, dove trovi la precarietà e ne trovi a quantità incredibili, dove in realtà l'intervento pubblico ha determinato la non regolazione della concorrenza o dove tanto sei indispensabile, quel servizio lo devi comunque dare e quindi per aumentare il profitto e ridurre i costi lo fai sulla condizione dei lavoratori. Sapete qual è oggi il settore degli appalti dove le retribuzioni dei lavoratori sono state progressivamente abbassate in termini di valore e in termini di numero di ore? Le pulizie scolastiche. Gli appalti delle pulizie scolastiche sono stati tagliati sistematicamente, ormai siamo a contratti di 45 minuti e non vi dico neanche la retribuzione. Perché? Perché lì non c'è nessuna scelta e perché da questo punto di vista il sistema pubblico continua a ragionare in pura riduzione dei costi e non in termini di qualità del lavoro e dell'offerta che ci dovrebbe essere. Quando la ripresa del paese, se aspettiamo che arrivi da sola, tende a infinito la risposta, nel senso che forse agganceremo quella di qualcun altro, ma se decidiamo invece, se il paese complessivamente decide che bisogna ripartire dal difendere il lavoro, dal creare lavoro, dal ridistribuire la ricchezza, quella che c'è oltre a quella che bisognerà fare, quindi da ridistribuire fiscalmente il peso rispetto alle persone, ovvero se decidiamo all'opposto del governo Monti non di agire sull'offerta ma di agire sulla domanda, e cioè sul fatto che le persone siano in grado di rimettere in moto consumi e quindi produzione e quindi nel determinare lavoro, se si parte da questo elemento forse in un po' di mesi la ripresa si può ricostruire, ma ogni giorno che passa nel continuare a non intervenire, nell'invertire la tendenza, è un giorno che allontana la possibilità che il paese riparta e soprattutto che alimenta i numeri della disoccupazione e dell'incertezza nella trovare una possibilità di lavoro. Salve. Allora, in Italia ci sono periferie di grandi città, quartieri ad alta densità mafiosa, mi viene da pensare allo Zeno a Palermo, Scandia, Livigno a Catania, Quarto Giaro a Milano. Al sud come al nord, ed è importante rimarcarlo. Come si comporta il sindacato in una quotidianità fatta di logiche clientelari, assenza delle istituzioni e dove la criminalità organizzata ha una presa forte sul lavoro e le relazioni sociali?
Poi un'altra domanda. Secondo gli ultimi dati Istat, il numero dei disoccupati attualmente... Dobbiamo continuare tutti con i numeri perché i numeri sono tutti a disposizione. I numeri non descrivono peggio quel che si limita in realtà a fotografare. Possiamo dirlo in un altro modo e forse questo vi spiega. Quasi 10 miliardi in Italia all'istruzione sono un segno che ci lasciano i nostri ultimi 5 anni che abbiamo alle spalle. Se si taglia per 10 miliardi di istruzione, è difficile poi non immaginarsi che per una parte subentri anche l'idea che allora forse l'istruzione non è così necessaria. Perché bisogna sempre pensare a qual è l'altra faccia delle cose che si fanno. Se tu dai il messaggio al paese, lo dai ripetutamente, riforma, tra virgolette, dopo riforma, che l'istruzione si può tagliare, una persona in difficoltà cosa penserà? Se puoi continuare a tagliarlo, in fondo quella non è la cosa essenziale. Noi abbiamo di nuovo un fenomeno di abbandono dell'istruzione scolastica, non solo quello che sta dentro quel numero. E abbiamo invertito una cosa che invece è stata l'origine della grande crescita del nostro paese. Che è stata cantata anche nelle fondamentali canzoni del lavoro degli anni 60 e 70, cioè l'idea che bisognava fare qualunque sacrificio pur di garantire che i ragazzi andassero a scuola. Questa cultura si sta invertendo, è un pericolo mortale per il paese, non solo per la sorte di quei ragazzi e di quelle ragazze, ma un pericolo mortale per il paese. A quel numero vorrei aggiungerne un altro, il numero di giovani che lasciano il nostro paese quotidianamente, che sono i cervelli in fuga cosiddetti, ma sono anche tanti giovani con l'equivalente della valigia di cartone dei loro nonni. Anche questo è un sintomo preoccupante, perché non solo sono giovani che pensano di non avere qui un avvenire, ma sono una straordinaria ricchezza che se ne va. Quindi sono un danno personale di quei ragazzi e di quelle ragazze, ma sono un danno del paese. 4 milioni di giovani, e non solo giovani, che sono più o meno bloccati dentro la trappola della precarietà, è un altro straordinario danno per il futuro, perché se tu hai un rapporto di lavoro per cui devi fare una fatica terribile e poi non ti viene riconosciuto, ti viene pagato male, non c'è nessun elemento di formazione, adesso si può essere anche dei santi, ma se quello per cui io lavoro non investe sulla mia attività, io non investirò su quel lavoro perché sono troppo impegnato a provare a cercarne un altro che mi dia una condizione vagamente positiva, perché mi sento disprezzato rispetto agli studi che ho fatto, alla fatica che ci metto. Allora anche lì si sta decidendo un pezzo della crisi e un pezzo di non futuro del paese. È la ragione per cui noi in questi anni abbiamo contrastato tutto l'attacco ai diritti, tutte queste norme che davano sempre per scontato che il lavoro era qualunque merce e che non valeva nulla, abbiamo contrastato i tagli all'istruzione e bisognerebbe ripartire da lì, cioè bisognerebbe ripartire dal dire che il lavoro è la condizione di libertà delle persone e quindi deve essere una condizione di sicurezza e di retribuzione. Che perché una persona sia tranquilla nel mercato del lavoro deve avere alle spalle una buona istruzione, che è un compito dello Stato garantire all'insieme dei cittadini, e però ne approfitto, visto che la domanda veniva. Ci vorrebbe anche un'informazione che la smetta di seguire questa moda, per cui ogni volta che qualcuno dice che bisogna tagliare un diritto c'è tutta una discussione su che noi siamo ottocenteschi, che continuiamo a difendere delle cose vecchie, che la modernità è un'altra cosa, perché se la modernità è il taglio all'istruzione e la precarietà, io dico serenamente viva la conservazione, perché abbiamo fatto grande questo paese sull'idea dell'istruzione obbligatoria, sull'idea del lavoro con i diritti. No, il tema è serio, cioè quando anche il mondo che dovrebbe essere quello che dà il valore culturale di un paese, che è l'argomento più straordinario per essere una vetrina per il mondo e perché il mondo venga a vederci, nella cultura abbiamo il più alto tasso di precarietà, il più alto tasso di minori retribuzioni. Quando noi incontriamo
redattori, collaboratori che ci dicono scriviamo gratis perché così speriamo che prima o poi qualcuno ci dia un lavoro. Beh, ecco, forse allora il mondo della cultura e il mondo dell'informazione non hanno proprio fatto il loro dovere nel mettere con i piedi giusti e per terra il dibattito che si stava facendo, e si è ceduto all'egoismo del guadagno rapido, che è un egoismo profondo, un egoismo che divide le persone, ma che, come a differenza di quel che ci ha raccontato il nome del rigoglioso sviluppo, oggi mostra tutte le sue conseguenze, una drammatica crisi, perché è esattamente conseguenza di quell'idea che pochi facciano soldi in fretta. Devo dire che sai una posizione personalmente critica nei confronti del ruolo dell'informazione, quindi mi rendo perfettamente conto. Però a questo punto mi stimola un'altra domanda che diventa anche questo provocatore. Ma in questo momento, appunto, dove questo è il contesto che ha descritto, il sindacato, in questo caso la CGIL, ha lo stesso potere contrattuale di qualche anno fa? No, non c'è dubbio che no. C'è dubbio che nel momento in cui tanta parte del lavoro è precario, tanta parte dei lavoratori e delle lavoratrici sono disoccupati in cerca di lavoro, hanno perso il lavoro, sono in cassa integrazione o piuttosto che in mobilità, il nostro potere è un potere contrattuale inferiore, non c'è da questo punto nessun dubbio, per due ragioni. Una, perché in questa situazione c'è un grande pericolo di corporativizzazione. Quelli che stanno comunque in una condizione sicura si preoccupano di loro, hanno anche un potere contrattuale forte, ma determinano un'ulteriore separazione tra chi ce la fa e chi non ce la fa. E nell'altra ragione, perché appunto passiamo grande parte della nostra vita a discutere di cassa integrazione, di salvare una fabbrica, di provare a regolarizzare qualche contratto. Penso al fatto che siamo alla seconda proroga dei contratti precari della pubblica amministrazione, cioè nel luogo in cui dovrebbe essere più scontato che si fa il contrasto alla disoccupazione, invece ogni volta siamo in questa condizione. I due pericoli sono questi, le due condizioni sono queste, insieme a una lunga stagione di divisione del sindacato voluta esattamente da chi pensava che la precarietà e la diseguaglianza fossero il rigoglioso avvenire del mondo. E la ragione per cui abbiamo provato a mettere in moto due contromisure, una quella di riprendere la discussione unitaria, di ricostruire delle regole dell'unità sindacale, perché la divisione indebolisce sempre comunque, e la seconda che abbiamo posto il problema del lavoro, non della singola condizione, ma del fatto che la scommessa del paese è se si ricomincia a parlare di lavoro e di creazione di lavoro, perché sennò c'è un dato umano che è la ragione che determina che si finisce per accettare anche lavori a 2 euro, 3 euro all'ora, che poi le persone hanno bisogno di vivere e la necessità diventa uno straordinario strumento di riduzione della propria condizione di diritto, di libertà, eccetera. Allora bisogna ripartire dal creare lavoro, è la ragione per cui non siamo affascinati da questi dibattiti sui redditi a prescindere. Perché il tema torna a essere la piena occupazione, perché lì è la libertà delle persone e la possibilità di decidere poi che fare del loro futuro. Grazie, io approfitterei per aprire una parentesi anche di partecipazione, in questo caso quindi apro a una domanda che è dalla platea. Alzi la mano chi vuole fare una domanda. In una catena come Slow Food, il rapporto tra lo stipendio del dipendente e quello di un datore di lavoro sta nella proporzione di 1:5, ovvero il datore di lavoro prende 5 volte di più rispetto al dipendente.
e nella maggior parte invece delle imprese italiane questo non avviene, infatti questo rapporto è totalmente differente. Quindi perché questa cosa che avviene in questo caso Slow Food non avviene in tutte le imprese italiane? Cioè perché non può diventare una regola e non un'eccezione? Avvicini il microfono che se no non sentiamo. Con i contratti a chiamata e a progetto, quando avremo la pensione? Adesso le faccio tutte e poi le rispondo. E la seconda è sempre con gli stessi contratti, no? Parliamo sempre di chiamata e progetto. E con le banche sempre meno flessibili, come si vede in questi periodi. Come facciamo ad avere un mutuo e a mettere su famiglia in un futuro non molto lontano? E la terza è, secondo lei, in un periodo come questo di crisi, è giusto che i politici ricevano uno stipendio così tanto elevato e la gente che non ha più lavoro si sta dando fuoco? E la 4. Sono tante, No, sono 5. E la 4 è, perché secondo lei c'è sempre più differenza tra le classi sociali e quando ci sarà una ripresa del paese? Queste sono... Non ho capito l'ultima, scusa. Quando ci sarà una ripresa del paese? Piccolo trattato di economia, cioè. In parte però, anche se sembrerebbero diverse, tra la prima domanda e questa c'è un assoluto nesso, perché a Slow Food ci possono essere retribuzioni 1 a 5 e in pochi altri luoghi, e perché per esempio in tante delle grandi imprese italiane, o penso al sistema bancario, siamo ormai a 1 a 500 con punte anche più alte. Però vorrei metterci una precisazione, perché se uno dice 1 a 500 apparirebbe che ci sia una distribuzione, invece no, l'uno è la grande parte e poi c'è il 500 o il 200 che sono pochissimi, e questo è il primo problema, perché vuol dire che quell'andamento delle retribuzioni non ha nulla a che fare con la professionalità, con l'esercizio delle competenze, con la responsabilità, ma è semplicemente che la classe dirigente del sistema imprenditoriale, dagli amministratori delegati, in qualche caso i proprietari, in qualche caso i loro dirigenti, hanno costruito una totale divaricazione, il cui elemento più sconvolgente è stato quando tanta parte della crisi fu determinata dal salto del sistema bancario e scoprimmo che mentre il sistema di quelle stesse aziende bancarie sprofondava, i super bonus si sprecavano. Poi è più complesso, perché uno dei problemi è quanta distorsione hanno determinato le stock option nella conduzione di un'impresa. Quando chi ha la responsabilità dell'impresa ha contemporaneamente il fatto che tanta parte della sua retribuzione è determinata dal rapido arricchimento del valore delle azioni, una parte dello spostamento in finanza dell'attività imprenditoriale è stato derivato da questo, guadagno a breve invece che l'investimento di medio periodo, che è quello che caratterizza da sempre il sistema produttivo industriale. Se tu vuoi guadagnare a breve, sposti in immobili, sposti in finanza. Allora c'è un dato che riguarda la diseguaglianza del lavoro, che è, come dire, per noi facilmente denunciabile, difficilmente perseguibile, perché quelli non stanno mica nei contratti nazionali di lavoro, cioè hanno un rapporto con le imprese
che è del tutto differente, ma c'è anche un dato economico generale, che è quello che spiega, per collegarmi al piccolo trattato di economia successivo, perché ci sono sempre più differenze sociali. Perché c'è una relazione tra un'idea economica che è fatta sul profitto a breve e sul guadagno finanziario e la necessità di allargare le diseguaglianze sociali. Perché se tu costruisci una politica, e questo è il liberismo, una politica costruita sull'idea della finanziarizzazione dell'economia e della concentrazione della ricchezza nelle mani di chi è in grado di investire, di muovere i capitali, hai bisogno di non distribuire nella catena della popolazione successiva, quindi impoverisci tutti e crei una maggiore diseguaglianza. Si usa molto dire rispetto in particolare ai giovani, che noi siamo in una condizione di diseguaglianza più grande di quella che avessimo per esempio nel dopoguerra, cosa che tecnicamente non è vera, sulla base dei numeri non è vero. Invece è vero che la percezione anche di chi c'era allora è che oggi si sia più diseguali di allora, e soprattutto la vera differenza è che allora si sapeva di essere diseguali, c'era grande povertà, ma c'era l'idea che si stava ricostruendo un paese e che quindi c'era un futuro di miglioramento dinanzi alle persone. Oggi hai la sensazione che stai disgregando un paese, tant'è che si dice una cosa che temo sia amaramente vera, e cioè che mentre tutti noi siamo stati generazioni che avanzavano rispetto ai nostri genitori, ai nostri nonni, siamo alle prime generazioni che hanno dinanzi una prospettiva peggiore di quella dei loro genitori o dei loro nonni. Ma tutto questo non è culturale, anche ovviamente, ma tutto questo è stato determinato da una politica economica che ha scelto l'1% del mondo rispetto al 99%, per usare uno slogan che è stato molto noto, che se la portiamo nel nostro paese, il rapporto tra il 10% che detiene grande parte della ricchezza e il rimanente 90. C'è una moda che è quella di considerare che tutto questo è risolvibile tagliando i costi della politica, perché si individua lì l'unico male. È un bellissimo prendere lucciole per lanterne, perché in realtà questa modalità di governo dell'economia non viene dalla politica. Se la politica ha una responsabilità, è quella di aver rinunciato al governo dell'economia, ma le grandi diseguaglianze hanno costruito i grandi poteri economici, dalle multinazionali al sistema finanziario, agli organismi internazionali di governo dell'economia, che hanno determinato il fatto che appunto la famosa frase "il mercato si regola da sé, non ha bisogno di regole" è la rinuncia della politica, non italiana, della politica nel mondo, a pensare che sia la politica che determina la sintesi degli interessi delle persone che rappresenta, e che l'economia si poteva governare altrimenti. Questo è il grande tema che, nel continuare a ululare solo sul tema degli stipendi, che per carità si possono tagliare, ma una volta che li abbiamo tagliati i problemi sono tutti lì uguali a prima, continuare a parlare solo di questo indica il fatto che non metti mano invece ai problemi veri del paese, del nostro e degli altri, che si chiamano come investi risorse pubbliche per creare lavoro e per cambiare le condizioni che oggi ci sono. Tutto il resto, come dire, fanno bene all'audience, rendono popolari, riempiono le piazze, ma non cambiano di una virgola le condizioni concrete delle persone. Io ti potrei dire che i lavoratori della pubblica amministrazione hanno i contratti bloccati da 4 anni, il che vuol dire, per dei lavoratori che non hanno mai avuto retribuzioni particolarmente alte, che ovviamente loro sono in una perdita del loro potere d'acquisto. I dirigenti, i pochi, quelli veri pochi della pubblica amministrazione, che non sono i singoli dirigenti del piccolo luogo ma sono i grandi poteri, hanno continuato e si sono autotutelati delle retribuzioni che io non so neanche calcolarle, come dire, metterle in fila, perché parliamo di centinaia di migliaia di euro. È come se io dicessi: non importa se rinnoviamo i contratti della pubblica amministrazione, basta che si abbassino le retribuzioni di quelli lì.
No, bisogna dire che si devono abbassare quelle retribuzioni perché sono troppe alte, ma per risolvere i problemi io bisogna che riesca a fare il contratto dei lavoratori pubblici, perché bisogna che dia a 4 milioni di persone la condizione di avere più reddito di quella che avevano prima. È quella che io chiamo la semplificazione della complessità. Noi siamo un mondo che semplifica tutto e traduce tutto in slogan, che è un modo per individuare sempre un nemico ma mai per affrontare e risolvere il problema che abbiamo di fronte. E questo è, come dire, un modo anche per rendersi conto di quanto la crisi ha prodotto anche delle degradazioni dei rapporti. Una parte di tutte queste ragioni ovviamente sta in un sistema bancario che se n'è andato per le terre invece di occuparsi dell'economia concreta. Una delle cose che continuano a inorridire, perché non mi viene un altro termine, la Banca Centrale Europea ha dato, un'altra di quelle cifre che facciamo fatica a scrivere, 100 miliardi al sistema finanziario affinché alimentasse l'economia reale. Se proviamo a fare un'intervista ai 60 milioni di cittadini italiani non ce n'è uno che ne abbia visto la conseguenza di tutto questo, perché si è scelto e si è preferito da parte del sistema bancario continuare a acquisire titoli pubblici e non metterli nell'economia, soprattutto non metterli dentro un'idea a rischio. È una delle ragioni per cui diciamo che è vero che bisogna cambiare i vincoli europei, ma non è sufficiente, perché ci sono delle cose che si possono fare nella dimensione economica del paese, tra cui appunto democratizzare un sistema bancario che è poco trasparente e che non lo fa. Queste sono, come dire, le architetture che poi hanno le conseguenze che indicavi nelle tue domande. Se un giovane che non ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato va a chiedere un mutuo, difficilmente glielo danno. Ultimamente, anche se ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato, difficilmente glielo danno. Siamo in uno strano processo in cui aumenta, come dire, l'uguaglianza si fa nella disparità, non nel costruire condizioni migliori. Però il tema e la ragione è esattamente quella che veniva indicata prima: un sistema bancario che non investe nell'economia, un po' perché ne ha paura, un po' perché non ha i conti in ordine e un po' perché si è, come dire, lasciata affermare un'idea liberista che era quella: il credito si occupa della finanza e non dell'economia reale. Un contratto a chiamata, un contratto di collaborazione e la pensione. Ad oggi, a regole attuali, forse verso gli 85 anni puoi avere qualche chance. È una delle tante ragioni per cui le regole attuali non vanno bene. Non vanno bene per due ragioni. Una, perché nonostante ci sia stata una grande propaganda sulla flessibilità buona che doveva essere lasciata e la flessibilità cattiva che doveva essere cancellata, si è lasciato tutto, compresa appunto tanta flessibilità che non funziona, e soprattutto non si è messo mano al punto fondamentale, che ci deve essere una relazione tra il lavoro che fai, la contribuzione e le prospettive che ci sono. Oggi cos'è che determina uno dei problemi del calcolo della pensione in futuro, ma non in futuro lontanissimo come per te, anche un futuro più vicino come per altre persone? È che i coefficienti, che è una parolaccia per indicare come si calcola l'ammontare delle persone, hanno a base di riferimento il prodotto interno lordo del paese. Siccome in questi 5 anni noi abbiamo perso quasi 8 punti di prodotto interno lordo, solo questo determina un ridimensionamento di quel valore delle possibili pensioni future. Perché? Perché il sistema era stato pensato e concepito in ragione della crescita perenne, è arrivata una straordinaria crisi di queste dimensioni e si scopre che non si può basare un sistema di sicurezza sociale sulla crescita perenne. Perché faccio questo ragionamento?